Allora, devo annunciare un cambiamento di programma per il finale che avrà però sarà comunque di grande interesse perché cambia tutto, non è che facciamo una cosa tagliata, facciamo una cosa completamente diversa perché il ministro Alfano è rimasto... Signore, scusi, siamo... Signore? Scusi, magari... Grazie. Il ministro Alfano non può venire perché è rimasto bloccato in Senato, c'è un evento con il presidente Renzi ed è rimasto là. Allora abbiamo colto l'occasione di avere qui tra di noi il presidente di un'istituzione europea, del Comitato Economico e Sociale, Giorgio D'Assis, che farà un discorso conclusivo dell'evento. Io vorrei molto brevemente ringraziare ancora una volta la Camera dei Deputati, i suoi servizi, il suo personale, il servizio di streaming che è stato molto utile e anche molto, con una regia molto curata, e ha avuto molti commenti positivi. Sono stati due giorni molto belli, molto intensi. Ringrazio soprattutto tutti questi ragazzi, giovani, studenti che ci hanno seguiti, qualcuno appunto come... notavo sin da ieri mattina e questo è una cosa che ci dà in realtà molta forza e molto ottimismo per continuare perché sono i giovani che ci saranno domani, noi fra un po' smetteremo di stare qui in mezzo, ma se si riescono a coltivare dei giovani vuol dire che questo discorso sull'Europa andrà avanti. Quindi invito il Presidente del Comitato Economico e Sociale, Giorgio D'Assis, a salire sul palco a tenere le conclusioni di questi due giorni. Prego, Presidente. Sauf que je vais parler en français. Parlerò in francese. Purtroppo per me oggi ho fatto un eccellente esercizio per migliorare il mio italiano. Ma non è ancora abbastanza buono per potermi rivolgere in italiano a voi. Per prima cosa vorrei ringraziare gli organizzatori per aver invitato il Comitato Economico e Sociale a questa conferenza che mi è sembrata veramente ricca di temi. Quelli che ho potuto seguire mi sono sembrati molto interessanti. Il tema di questo pomeriggio originale era l'immigrazione e Schengen. Non potrei trarre la conclusione da tutti i dibattiti perché non li ho seguiti tutti, ma col vostro permesso vorrei parlare un po' del tema che è molto importante, la migrazione e Schengen. E poi, a conclusione, vorrei fare qualche riflessione che non sarà soltanto personale, ma che costituisce in gran parte la posizione del Comitato Economico e Sociale Europeo. E per cominciare devo dirvi che questo comitato è un'istanza consultiva dell'Unione che è stata creata col Trattato di Roma del 1957 e che raggruppa tutte le organizzazioni rappresentative di tutti i paesi dell'Unione, sia le imprese, i lavoratori salariati, ma anche il nostro terzo gruppo, che rappresenta un gran numero di associazioni, di cittadini, dei diversi settori. In origine questo terzo gruppo erano gli agricoltori. Ma in qualche parola ai temi della migrazione. Come sapete, i nostri paesi, quando dico i nostri paesi intendo i paesi dell'Unione Europea, sono sempre stato teatro di movimenti migratori, dall'antichità vorrei dire. Non vale la pena tornare tanto indietro. Se guardiamo soltanto quello che è successo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si sa molto bene che c'è stato un movimento enorme di cittadini di paesi del sud, dell'Italia, della Spagna, Grecia, Portogallo, verso i paesi che erano distrutti dalla guerra e che volevano ricostruire e rimettere in moto l'industria.
All'interno dei nostri paesi ci sono stati anche movimenti migratori, in Italia in particolare i cittadini della Puglia, della Sicilia che sono emigrati verso il nord dell'Italia, che era la regione industrializzata. I paesi del sud sono stati a tal punto esportatori di manodopera che, scherzando, negli anni 60 si diceva, in particolare per la Grecia, che il prodotto meglio venduto per la Grecia era il lavoratore. Poi dagli anni 90 i nostri paesi sono diventati paesi di accoglienza dei migranti e allora questo è cominciato a diventare un po' più difficile. E con la crisi dei rifugiati il problema ha raggiunto praticamente il suo parossismo, in particolare in certi governi e per certi uomini di Stato. Che cosa è accaduto? Per prima cosa, il gran numero di rifugiati, ma anche di migranti, che arrivano in Europa è dovuto a due guerre, per le quali gli europei sono parzialmente responsabili, molto parzialmente. La guerra in Iraq non sono gli europei ma gli americani, purtroppo con l'appoggio dei britannici, ma nessun altro paese. La guerra in Siria, posso considerare che gli europei avrebbero potuto fare qualcosa, ma non gli si può attribuire anche questa guerra. Comunque ci sono centinaia di migliaia di esseri umani che fuggono la guerra e la morte, donne, bambini, uomini anche, e lì chiedono asilo. Ora, tutti i nostri paesi hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 e per dirvi tutto, questa convenzione è stata negoziata a livello delle Nazioni Unite per poter dare asilo ai cittadini del paese dell'est. Ed è così che alcuni cittadini dell'Europa occidentale, come greci, portoghesi, che avevano delle dittature, anche gli spagnoli, hanno potuto approfittarne, ma l'origine era soltanto una convenzione per dare asilo ai cittadini dei paesi dell'est che erano oppressi. Quindi, sul piano legale, i nostri paesi hanno l'obbligo, dico bene, l'obbligo legale di offrire l'asilo a degli esseri umani che lo chiedono oggettivamente. E devo dire, beh, non solo io, ma siamo stati numerosi a essere veramente afflitti, constatando che dei dirigenti di paesi i cui cittadini hanno beneficiato di questo asilo in passato hanno rifiutato di offrire un po' di umanità, di calore umano a degli esseri umani che lo chiedevano. E lì la Commissione europea di Jean-Claude Juncker, devo dire, ha reagito abbastanza bene e la sua reazione, posso dirlo con fierezza, dipende anche dal lavoro che abbiamo fatto noi nel Comitato Economico e Sociale Europeo, perché siamo stati la prima istituzione ad aver fatto un parere nel 1983 per chiedere una politica di emigrazione a livello europeo. Era l'Europa dei 10 paesi allora e abbiamo formulato via via altre proposte per integrare gli immigrati che vivevano sul territorio dell'Unione e abbiamo convinto la Commissione europea a creare il forum dell'emigrazione in cooperazione, quindi noi, Comitato Economico e Sociale Europeo, la Commissione europea, più molte associazioni serie che lavorano in questo campo. E con la crisi siamo stati anche la prima istituzione a reagire immediatamente. Nel novembre 2015 abbiamo inviato 11 missioni in 11 paesi membri dell'Unione, più una missione in Turchia. Dato che non disponiamo di mezzi finanziari enormi,
Abbiamo previsto delegazioni di 3 membri, uno per gruppo, un sindacalista, un rappresentante dei lavoratori e uno del terzo gruppo. Sono andati sul posto in Italia, in Grecia, ma anche in Turchia, in paesi di accoglienza, anche in Ungheria, e hanno fatto dei rapporti. E quando ci sono più persone, questi rapporti, penso che l'obiettività assoluta non esista. Se si volessero obiettivi, il modo migliore è di prendere diverse persone e dire: diteci che cosa succede, descrivetecelo. E questi rapporti, per ogni paese si è fatto un rapporto di sintesi e lo abbiamo dato al commissario in carica della migrazione, che ci ha seguito su molti punti. Ma ancora oggi non abbiamo una vera politica della migrazione. Non abbiamo una vera politica europea in materia di asilo. Ora è certo che, visto l'invecchiamento della popolazione in praticamente tutti i paesi dell'Unione, noi avremo sempre bisogno di migranti. Soltanto, come dicevamo nei nostri testi, bisogna incoraggiare una migrazione regolare e incoraggiare un processo che permetta a questi esseri umani che cercano di vivere meglio di integrarsi nelle società che sono pronte ad accoglierli. Quindi noi usciamo dal linguaggio molto populista. Ovviamente c'è il linguaggio populista dell'estrema destra e talvolta anche della destra, che è contro i migranti, con slogan vengono a rubare il lavoro dei nostri. Questo noi lo abbiamo condannato, abbiamo cercato di condannarli con atto concreto, ma c'è un altro slogan che mi sembra anche populista, che dice che noi siamo belli, buoni, generosi, accoglieremo tutti i migranti del pianeta. Ma anche questo è folle. Cioè, questo è populismo, dire cose che non sono vere. Non abbiamo la capacità di accogliere nell'Unione Europea 50 milioni di esseri umani, perché probabilmente ci sono 50 milioni che vivono male e sono oppressi. Ma non li si può accogliere, non si può mentire, bisogna dire no. Avremo bisogno, dobbiamo accogliere un certo numero, ma deve passare attraverso una politica europea che preveda una immigrazione regolare, assicurando delle politiche di integrazione normale nelle società che sono pronte ad accoglierli. Allora, se si vuole effettivamente aiutare questi esseri umani, bisogna fare qualcosa d'altro, intervenire lì dove vivono, investire, creare occupazione, creare migliori condizioni di vita, e così non avranno bisogno di espatriare. E allora, purtroppo, i nostri paesi, già le decisioni a livello del Consiglio non sono facili, ma qui hanno preso una decisione, che tutti i paesi devono accogliere un certo numero di rifugiati. Parlo di rifugiati. E ci sono stati paesi che dicono no, non applichiamo questa decisione. Anzi, i paesi del gruppo di Visegrad hanno fatto ricorso. E ho avuto una discussione col primo ministro slovacco che apprezzo molto, soprattutto dopo la discussione, gli ho spiegato che non è normale un comportamento del genere. Ma infine la Slovacchia, e la presidenza in particolare, seguito con un certo successo, il Consiglio ha preso una decisione su proposta della Commissione e la Commissione, attraverso Juncker, ha detto: bene, i paesi per ragioni XY, per me non sono comprensibili, che non vogliono accogliere nessuno, dovranno assumersi il costo del numero di rifugiati che dovrebbero accogliere secondo la decisione del Consiglio. Un costo di 250.000 euro. E allora sono sicuro, io ho partecipato a molti dibattiti su questa questione, la Germania ha accolto più di 1 milione, ma ci sono ancora regioni in Germania dove i sindaci o villaggi dicono: sì, noi vogliamo accoglierne ancora, abbiamo del posto, ma abbiamo bisogno di un aiuto finanziario. Ora siamo a questo punto, e questa questione dei migranti non cade dal cielo, evidentemente.
E qui mi permetto di uscire dall'ambito di questo argomento e di parlarvi un po' della nostra Europa e dirvi per prima cosa che i giovani, cioè quelli che hanno meno di 40 anni, spesso i giovani di 20 non sanno nulla di certo, ma credono che quello che abbiamo avuto in questa Europa, il fatto per esempio che viviamo in pace da 60 anni, ma i giovani sono lì da 20-30 anni, hanno trovato la pace, una certa prosperità, hanno conosciuto l'Erasmus, altri che non sanno neppure che c'era, quanto abbiamo dovuto lavorare, rivendicare. Azioni europee verso i cittadini ed Erasmus ne è una. Non sanno che questa unione ci ha permesso di vivere in pace e in una certa prosperità, con molte difficoltà, con delle lotte, per avere una ripartizione più equa delle ricchezze. Questa unione ci ha permesso di migliorare la nostra sorte in molte regioni, ivi compreso in quelle industrializzate, non dimentichiamolo, perché all'inizio degli anni 50 la Germania, che sta meglio oggi, andava male, c'era penuria ovunque, anche per quanto riguarda l'acciaio, mi diceva Etienne Damignon qualche giorno fa. Questa unione e soprattutto questi uomini e queste donne che hanno voluto fare la pace dopo questa guerra che ha provocato la morte di più di 100 milioni di persone. Ed è notevole che i francesi e i tedeschi abbiano deciso di fare la pace e cercare di risolvere le divergenze con un dialogo, e associando anche l'Italia ai paesi del Benelux. E questa unione, quando dico unione, sono esseri umani, donne e uomini, hanno detto vogliamo avere democrazia parlamentare e politica, ma bisogna avere anche una democrazia economica, una specie di democrazia economica, una democrazia partecipativa. Dal 1952 hanno realizzato la commissione consultiva della prima comunità europea, quella del carbone e dell'acciaio, e che ha funzionato bene. Questa unione ci ha permesso anche di vedere le nostre regioni, in particolare il mio paese, svilupparsi un po' meglio. Alcune regioni d'Italia hanno potuto beneficiare, dopo aver visto i cittadini che sono espatriati, questa unione ci ha permesso come europei di tanto in tanto di poter far sentire la nostra voce. Ma dico bene di tanto in tanto, perché? Perché 60 anni dopo, coloro che hanno preso che possono prendere le decisioni non si rendono conto che se continuano ad agire ciascuno per suo conto, per il suo paese, alla fine non riescono a fare nulla. C'è uno studio in questo senso, studio abbastanza strano, proprio fatto dal governo britannico che esce, richiesto da Cameron, uno studio serio sembra. Si è indicato che se tutto continua così, se cioè gli europei non cominciano a intendersi, a prendere decisioni, a parlare con una sola voce, una conseguenza economica quasi immediata è che nel 2030 forse la Germania farà parte del G7, sola. Oggi ci sono quattro paesi, l'Italia, la Germania, la Francia e il Regno Unito. E quello che lo studio dice è che nel 1950 non ci sarà nessun paese europeo nel G7. Ora, chi detterà la legge su questo pianeta? Ebbene, saranno nuovi blocchi che si creeranno. Posso citare quelli che ci sono: americani, cinesi, russi, ma domani posso immaginare che siano altri blocchi. È un dibattito che ho seguito con molto interesse sulla difesa europea qui, ma se ho ben capito il messaggio del sottosegretario di Stato, lo dirò a Daniela, che è una collaboratrice del gabinetto italiano, che sono d'accordo con lui, perché
La storia della difesa europea non è nuova. Nella prima comunità con la ceca, cioè quella del carbone e dell'acciaio, quelli che si chiamano i padri dell'Unione, hanno pensato alla difesa perché l'Europa è stata veramente sconvolta dalla guerra. La prima cosa da fare era mettersi d'accordo per condividere le materie prime importanti per la ricostruzione, che era il carbone e l'acciaio, e poi fare una difesa comune. E questo è andato male, questo progetto, a causa dei francesi, non dei tedeschi. Ma è inutile tornare indietro, la storia c'è, è lì. Quindi una mancanza di politica molto importante in questa storia della Francia, legata anche al problema della migrazione. Guardate cosa è successo con la migrazione, con Schengen, con gli accordi di Dublino. I migranti sono arrivati, sono esseri umani che fuggono la guerra, dobbiamo fare tutto il possibile per accoglierli. Ma è normale che la Grecia debba incaricarsi di tutta la frontiera costituita dal Mare Egeo? È normale che l'Italia deve farsi carico di tutto il Mediterraneo occidentale come frontiera? Come non sarà normale domani, se succede qualcosa, che la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia debba garantire la frontiera nord? Quindi è necessario avere una vera politica estera, che le frontiere siano una questione dell'Unione Europea e non dei paesi periferici. E per me è stato incomprensibile, dove il mio paese, la Grecia e gli altri, abbia firmato gli accordi di Dublino, e attualmente si prepara la Commissione un accordo di revisione. Dunque, se si vuole, continuerò su questa questione della difesa. Ho ascoltato con attenzione una delle dichiarazioni del nuovo presidente degli Stati Uniti, il presidente eletto, ha detto, senza turbarsi, interpreto, ne ho abbastanza dei paesi degli europei. Non sono d'accordo che gli americani paghino per gli europei. Ha anche citato una cifra, che cioè le spese della NATO, gli americani pagano il 75%, gli europei il 25%. Poi chiedo di verificare le cifre, primo. Secondo, non è una questione di aritmetica. Io dico un'altra cosa. Dico che non tutti i paesi dell'Unione, ma praticamente tutti i paesi, credo 24 su 28, sono membri della NATO e ogni paese dà il suo contributo. Ma quando si vedono le decisioni che vengono prese, l'influenza degli europei è infinitamente piccola rispetto a quella degli americani. E allora perché non dire noi vogliamo la nostra politica di difesa e noi aderiamo alla NATO in quanto Unione Europea e non in quanto paesi separati? Quando, come greco posso parlare a lungo di questa cosa, quando si parla di contributi alla NATO non si parla di spese per gli armamenti. Allora, quando gli americani spendono molto per la NATO, dimenticano completamente che più del 50% del materiale militare acquistato dai paesi membri viene dagli Stati Uniti d'America. Ci sono paesi che pagano come quota un 2% del PIL economico e che hanno inoltre spese di difesa che sono enormi. Nel caso della Grecia nel 2010 erano 2,6 miliardi, 2,6 miliardi di euro per la difesa. Denaro, la Grecia è diventata molto europea, ma diciamo al 40% andava negli Stati Uniti d'America e il resto ai paesi europei, Francia, Germania, un po' l'Italia. Quindi questo di calcolo non si può fare in modo aritmetico, bisogna tener conto di tutto. E quello che è certo è che gli europei hanno bisogno di mettersi d'accordo se vogliono essere presenti domani. Sul piano sociale, quel che si dice oggi, la popolazione, gli elettori sono
si allontanano dai paesi, dai partiti tradizionali e votano partiti populisti. Perché votano. Lo slogan che ho avanzato in quanto presidente di un'istituzione è che noi vogliamo un'Europa sociale, solidale, vicina ai cittadini. E vicina ai cittadini per noi significa atti concreti e precisi che vadano direttamente ai cittadini. Ed è così che noi abbiamo proposto un reddito minimo per tutti i cittadini che non hanno nulla. Perché non è permesso nelle nostre società cosiddette civilizzate di far che lasciare che le persone muoiano di freddo e di fame. Per questo abbiamo detto che bisogna trovare il denaro e tassare quelli che devono essere tassati, in particolare le transazioni finanziarie. E abbiamo fatto un calcolo con un tasso molto basso di 5 centesimi per 1000 euro. L'Unione potrebbe trovare 50-55 miliardi l'anno che potrebbe raddoppiare i fondi previsti per questo. Quindi questo argomento la Commissione lo ha ripreso. Noi attendiamo l'applicazione. Ci sono 11 paesi attualmente, tra cui l'Italia, che hanno ratificato, che quindi sono d'accordo, ma non so cosa aspettano per applicare questo. Sul piano sociale, sotto spinta dei sindacati ci sono stati passi avanti, ma non c'è stata mai una vera politica sociale europea. Nessuno contesta l'avanzata a titolo personale. Chiedo a tutti, non fate soltanto critiche, dite anche quello che va bene. Se si critica soltanto i cittadini crederanno che tutto questo e l'Europa non vale niente. È falso. Ci sono stati dei balzi avanti importanti, ma non c'è una vera politica sociale. E attualmente nella crisi è giunto il momento di avere prima una politica sociale. Juncker ha annunciato i diritti fondamentali e ci ha chiesto di fargli una proposta, è quello che stiamo facendo. E come ho detto, auspico in quanto presidente di un'istituzione che la nostra posizione sia sufficientemente buona perché abbia la stessa sorte che ha avuto la nostra proposta sulla Carta dei diritti sociali. Perché questo testo, che attualmente fa parte del trattato della giurisprudenza, i giudici della Corte del Lussemburgo lo utilizzano, è un testo all'origine proposto dal Comitato Economico e Sociale Europeo dopo lunghi dibattiti. Ora è il momento di prendere iniziative coraggiose, affrontare anche i populisti con argomenti. C'è tra 20 e 25 milioni di disoccupati sul territorio dell'Unione e purtroppo le prospettive economiche non sono ottimiste. Nessuno dice che domani o dopodomani creeremo 20 milioni di posti di lavoro. Al contrario, con le nuove tecnologie è più probabile che ci saranno nuovi posti di lavoro, ma si rischia di avere una diminuzione, quindi una distruzione di posti di lavoro che rischia di essere superiore, ma non si può rimanere attivi. E abbiamo formulato proposte noi per quello che riguarda il reddito minimo, ma si può fare di più. Quanto è stato proposto, ma che non è stato oggetto di una decisione, sarebbe introdurre una sicurezza sociale europea e trovare i mezzi per finanziare questa sicurezza sociale, e cioè garantire ai cittadini che potranno condurre una vita decente qualsiasi cosa accada, introdurre un assegno di disoccupazione universale a livello europeo che potrebbe essere finanziato da un fondo europeo, ma per questo bisognerebbe prima discutere e aumentare il bilancio dell'Unione. E questo è possibile se si riflette e si trovano le fonti obiettive di aumento di questo bilancio. Attualmente il bilancio dell'Unione è in teoria 1%, in pratica, in spese, è inferiore a 1%, però se volete fare dei confronti, il bilancio degli Stati Uniti, il bilancio federale,
di 22%, 22 volte di più. E l'Unione Europea, con i 508 milioni di abitanti, dovrebbe fare un gesto in più. Ma a proposito dei 508 milioni di abitanti, è l'ultimo commento che vorrei fare per non stancarvi troppo. La Brexit. La Brexit è una mezza sorpresa per molti, una sorpresa per altri. Una mezza sorpresa per coloro che hanno seguito un po' quello che accadeva nel Regno Unito, in particolare per me. Perché mezza sorpresa? Ma perché ogni volta che sono andato in Inghilterra, su invito, devo dire, dell'organizzazione sindacale, perché sono stato sindacalista tutta la vita, e dopo le discussioni ci sono vari partecipanti che sono venuti a trovarmi per dirmi: ma purtroppo i nostri dirigenti non vengono mai a parlarci di Europa. E chi parlava d'Europa? Farage e tutti coloro che parlavano contro. Ed è proprio quelli che hanno approfittato dell'Europa. È il colmo questo, è il colmo convincere i britannici che l'Europa è qualcosa di estraneo per il Regno Unito. E guardate un po', se guardate il programma anche voi qui a Roma, il titolo in inglese. A Bruxelles si parla più inglese che qualsiasi altra lingua. I paesi di lingua latina, francese, spagnolo, portoghese, italiano, cominciano a comunicare soltanto in inglese e dall'altro lato si sente l'Unione Europea estranea a noi. Ma si sente il signor Farage dire che l'Unione Europea impedisce al Regno Unito di decidere, ma è il contrario che è successo. Tutti i governi britannici o hanno frenato qualsiasi progresso di nascita dell'integrazione europea oppure hanno costituito un ostacolo solido. Tutti i governi, conservatori come laburisti. È triste vedere questi paesi voler lasciare l'Unione. Penso che sia sotto effetto della propaganda e dico che è triste perché l'isola britannica fa parte integrante del territorio dell'Europa, sia dal punto di vista geografico che culturale. Ma non si può comportarsi come se si è al di sopra degli altri, come hanno fatto i britannici, perché se si fa in modo di far uscire il Regno Unito deve assumersi le sue responsabilità. Ora è successo il contrario, chi ha fatto la campagna hanno dato le dimissioni gli uni dopo gli altri ed ora è il governo britannico che deve dire all'Unione se vogliono lasciare o non vogliono lasciare. Quello che bisogna evitare è di accordare uno statuto speciale al Regno Unito perché camminare in un senso per avere un'Europa alla carte per ogni paese significa veramente la dislocazione dell'Europa. Non voglio fare il cattivo profeta, ma se guardiamo dietro a noi, vedremo che purtroppo ci sono state sempre guerre tra paesi europei, ma queste guerre possono tornare. E non bisogna essere ingenui al punto da dire che le disgrazie capitano solo agli altri, no, la disgrazia può capitare anche all'Europa. Se non si riesce, se non riescono a progredire nel senso dell'integrazione. E penso che questo seminario, avendo visto il programma di ieri e il dibattito che ho potuto seguire oggi, era un'eccellente iniziativa. Perché si pone proprio in questa problematica e sarebbe veramente auspicabile che ci sia questo tipo di dibattito e di discussione per primo informare i cittadini, perché ciascuno di noi deve essere un fattore di informazione, ma anche per dare un segnale d'allarme a coloro che decidono e questo deve cominciare a livello nazionale. Non si può fare come alcuni populisti, dire quando va male è colpa di Bruxelles. No, Bruxelles quando decide sono ancora i 28 ministri che decidono e questo è il Consiglio dei ministri.
La Commissione europea ha delle responsabilità, ho potuto criticarla spesso facendo una critica costruttiva. Perché non ha soddisfatto, per esempio, gli 8 anni di presidenza Barroso? Perché negli ultimi 2 anni ha comunque preso delle iniziative, ma la Commissione europea ha il dovere istituzionale di proporre misure, legislazioni, ma le decisioni finali sono i ministri, il Consiglio, con su molti temi il Parlamento. Ed è per questo che dico che questa voce deve alzarsi a livello nazionale, regionale, comunale, locale, per spingere coloro che prendono decisioni a lasciare da parte le divergenze che sono spesso meschine, veramente sono dovute ai politici, e dire che i nostri interessi, di noi tutti, soprattutto il nostro dovere verso i nostri figli, e penso a quelli che hanno più o meno la mia età, abbiamo il dovere di lasciare loro un'Europa di pace, solidale, e che permetterà loro anche di crescere e di vivere in una certa prosperità, nella pace e nella solidarietà. Ecco, sperando di non avervi stancato troppo, vi ringrazio per l'invito. Allora, grazie a tutti e alla prossima edizione. Arrivederci.